Occhi chiusi, mani sopra le ginocchia, schiena bella dritta, porto l'attenzione al respiro, all'aria che entra e che esce. Ci prendiamo un minutino per connetterci con noi stessi. Inspiro ed espiro, osservo l'aria che entra e che esce. Rilasso le spalle. Apro bene il petto, osservo l'aria che entra e che esce senza forzare la respirazione. Tutto naturale. Rimango a occhi chiusi e a occhi chiusi inizio a fare delle circonduzioni della testa. Vado a scaldare bene il collo. Porto l'orecchio sinistro sulla spalla sinistra, lentamente mento verso il petto e vado sull'altro lato. Scaldo bene il tratto cervicale, rimango sempre ad occhi chiusi. In maniera molto dolce e rilassata, le spalle sono morbide. Ok. Apro gli occhi, sguardo avanti, mani sopra le spalle, circonduzioni, belle ampie. Inspirando porto i gomiti verso l'alto, espirando porto i gomiti verso il basso. Cerco di fare dei cerchi più ampi possibili. La schiena rimane bella dritta. Cambio senso di rotazione. Bene. Faccio l'ultimo e porto le braccia verso l'alto. La schiena è bella dritta, apro il petto, provo proprio ad allungarmi verso il soffitto. Ora, mantenendo questa posizione, scaldiamo polso e avambraccio. Stringo forte forte la mano, apro forte forte la mano e faccio questo movimento di apri e chiudi molto rapido. Molto rapido, sempre cercando di distendermi più in alto possibile. Veloce, 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 veloce. Ancora per 5, 4, forte, forte, apri e chiudi. 2, 1, apro bene la mano ed espirando scendo avanti. Porto il petto verso il pavimento. Braccia che si allungano a terra. Mantengo i glutei ben saldi al suolo, non sollevo il sedere, mi raccomando. Ora, mantenendo questa posizione, rimanete qui, inspirando gonfi lo stomaco, espirando svuoti lo stomaco. Cerchi di portare una respirazione diaframmatica molto profonda. Mantieni la posizione, mantieni il respiro. E ora in maniera proprio dolce e lenta, piano piano torno su con la schiena, srotolando una vertebra alla volta. Appena arrivo su, porto di nuovo le mani sopra le ginocchia e vado con un mucca gatto da seduto. Inspiro, apro bene il petto, pancia in fuori, sguardo in alto. Espiro, arrotondo bene la colonna, faccio la gobba più grande che posso, sguardo l'ombelico. Via, inspiro, apro. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. In, apro. Ex, chiudo. Ancora, in. Ex. In. Ex. Faccio l'ultimo. In. Ex. Perfetto. E passo in quadrupedia. Mi sbilancio in avanti. Ho le mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche. Punto bene i piedi. Distendo il braccio destro, distendo la gamba a sinistra, rimango in posizione. Cerco di mantenere l'addome attivo, quindi occhio, addome in dentro, non mi spanciate. Mantenendo questa posizione, focalizzate l'attenzione sul gluteo sinistro. Cerco di fare un piccolo slancio, ma proprio piccolo e impercettibile, portando la gamba sinistra verso l'alto e strizzando forte il gluteo.
Lentamente lo riporto giù, lentamente lo riporto su. Faccio questi piccoli movimenti. Cercate, mentre state in questa posizione, di mantenere l'addome attivo e la zona lombare appiattita. Non inarcate la colonna. Ancora per 2, 1. E lentamente la mano torna a terra, il ginocchio torna a terra, vado sull'altro lato, distendo il braccio sinistro, distendo la gamba destra. Allungo bene braccio e gamba e vado con dei piccolissimi movimenti di gamba, attivando bene l'addome, sentendo bene la contrazione del gluteo. Per 3, 2, 1, riporto la mano a terra, ginocchio sotto le anche e andiamo a scaldare l'articolazione dell'anca. Sollevo la gamba destra mantenendo l'angolo di 90 gradi sul ginocchio, apro lateralmente e chiudo. Andiamo a fare delle belle circonduzioni. Mantengo le braccia che spingono, mantengo l'addome attivo. Cambio senso di rotazione, vado ad aprire lateralmente, porto la gamba su e riporto giù. In tutto ciò la respirazione è sempre continua, fluida. Molto bene. Cambio gamba. Sollevo il tallone sinistro in alto, apro lateralmente, riporto giù. Continuo. Addome attivo, non inarco mai la zona lombare. Sento sempre attivazione degli addominali. Cambio senso di rotazione. Molto bene, ancora per 2. 1. Ok, riporto il ginocchio a terra. Fanciullino, scarico la schiena. Sedere sui talloni, braccia ben distese. Partiamo con dei movimenti di apertura della colonna. Inspirando, vengo avanti, schiaccio il pube contro il pavimento, petto in fuori, spalle lontano dalle orecchie. Appena arrivo in posizione, espiro, torno in fanciullino. Di nuovo, inspiro, apro. Espiro, torno. In, apro. Ex. Torno, faccio l'ultimo, inspiro, apro, espiro, torno in posizione, piano piano mi porto su e poi seduto, seduto comodo. Scaldiamo i nostri piedi e le caviglie, sollevo la gamba destra, le mani sono dietro al sedere, mi do sostegno. Porto il piede a martello, mantenendo il piede a martello, fletto ed estendo le dita dei piedi. Solo le dita dei piedi. Veloce, veloce, veloce. Per 2, 1 e cambio. Sollevo la gamba sinistra, piede a martello, solo le dita dei piedi, fletto ed estendo rapido. Molto bene. Per 3, 2, 1 e riporto giù. Sollevo entrambe le gambe, rimango in equilibrio sul coccige, piego le ginocchia mantenendo il tibiale, le tibie parallele al pavimento. E da questa posizione, addome attivo, circonduzioni delle caviglie. Solo la caviglia si muove, movimento più ampio possibile, veloce, cambio senso di rotazione, lo tengo per 3, 2, 1, abbraccio le ginocchia e scendo giù, rotolo a terra, rimango un istante con le ginocchia al petto, poi afferro le caviglie e accompagno i piedi contro il pavimento. Una volta che i piedi sono a terra, posso lasciare le caviglie se ho difficoltà nel tenerle, oppure le mantengo bene in pugno con le mani. Da questa posizione, inspirando, sollevo il bacino andando in ponte ed espirando ritorno giù. Piano
Piano piano piano, facciamo un movimento molto lento, Inspiro, sollevo. Espiro, scendo. Inspiro, su. Espiro, scendo. Faccio ancora uno. Inspiro, su. Espiro, scendo a terra. Porto le ginocchia al petto, oscillo su e giù, alla terza oscillazione mi porto seduto, una volta seduto mi sbilancio in avanti, sono in quadrupedia, una volta in quadrupedia punto bene i piedi, sollevo il sedere in alto, sono nel cane a testa in giù, ho le gambe belle tese, le braccia spingono il petto contro le cosce, vado sulle punte, spremo bene i polpacci e riporto i talloni verso il pavimento. E via con dei movimenti rapidi, via sulle punte, torno giù, inspiro su, espiro scendo. Vado ad eseguire delle respirazioni molto rapide seguendo il movimento delle caviglie, quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro. Rapida nella respirazione, rapida nel movimento. La schiena rimane invariata, lo faccio ancora per 3, 2. Uno, con il prossimo inspiro, due passi in avanti, avvicino i piedi alle mani. Rimani in posizione, hai le gambe tese, le mani verso il pavimento, collo morbido, spalle morbide. Respira profondamente, lascia andare ogni tensione. E lentamente, piano piano, inspirando, sollevo il busto, srotolando una vertebra alla volta. E sono su. Appena arrivo su, di nuovo inspiro, porto le braccia in alto, espiro, riporto le mani a terra, afferro gli alluci con le mie due dita, indice e medio, e con il pollice delle mani afferro l'alluce, serro bene le dita. Se non riuscite ad afferrare gli alluci mantenendo le gambe tese, piegate leggermente il ginocchio, ok? Però afferratemi gli alluci. Una volta afferrati, tirate gli alluci verso l'alto, li trazionate in alto e portate il petto il più possibile vicino alle cosce. Forte, 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 forte. Le altre dita dei piedi premute contro il pavimento. Forte, forte, gli alluci in alto. Petto contro la coscia. Gamba più tesa possibile. La tieni per 2. 1, occhio, lascio la presa, sguardo avanti e drizzo la colonna. Espiro, sguardo giù, inspiro, sollevo il busto, piano, 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 srotolo una vertebra alla volta. E ancora, inspiro, porto le braccia in alto, espiro, scendo e vado di nuovo in allungamento. Questa volta metto le mani a coppa sotto l'avampiede. Anche in questo caso, se non riesco a farlo, piego le ginocchia, ok? Una volta messe le mani a coppa sotto l'avampiede, traziono nuovamente con le mani i piedi verso l'alto e avvicino il petto contro le cosce. Allungo per 5, 4, non rimanere in apnea, respiro lento e profondo. 2, 1, inspiro, lascio la presa, sguardo avanti, drizzo la colonna, espiro, sguardo giù, inspiro lentamente, lentamente, srotolo una vertebra alla volta, porto di nuovo le braccia in alto, porto il piede sinistro indietro, un bel passo indietro. Ho il tallone in appoggio, sono nel guerriero 1, le anche sono parallele. La punta del piede sinistro, quella che ho dietro, guarda più avanti possibile, mantenendo però il tallone a terra, ok? Il ginocchio destro perpendicolare al tallone destro, inspiro, braccia in alto, sguardo avanti. Mi allungo bene in alto, da qui espiro, porto le mani dietro la schiena, apro bene il petto. Porto i palmi dietro di me, espiro, scendo e vado in allungamento. Da qui inspiro, sollevo di nuovo il busto.
Petto in fuori, espiro, scendo nuovamente, porto le braccia verso il soffitto, sguardo alla luce destro, inspiro di nuovo su. Cerco l'allungamento sulla caviglia sinistra, espiro, scendo nuovamente, inspiro su. Ottimo, sciolgo le mani. Due opzioni, proviamo a mettere le mani dietro la schiena, in posizione di preghiera rovesciata, quindi giro le mani e mi metto in questa posizione qui. Ok? Aprendo bene il petto. Questa è la prima opzione. Se non riesco a mantenere questa opzione qui, abbraccio le braccia. Rimango in questa posizione, abbracciando bene gli avambracci. Ok? Quindi sono in questa posizione, distendo la gamba destra. Ho entrambe le gambe belle tese, espiro, scendo e vado in allungamento. Cerco la massima profondità possibile. Respira, la tieni per 2, 1, inspirando sollevo il busto, sciolgo le braccia, porto le mani in alto. Ruoto nel guerriero 2, piede sinistro a 45 gradi, le anche guardavano avanti, adesso ruotano a sinistra. Il ginocchio destro spinge all'esterno, braccia parallele al pavimento, sguardo sulla mano destra. Da qui distendo nuovamente la gamba destra, mi sbilancio in avanti e scendo con la mano destra sulla caviglia destra, braccio sinistro perpendicolare alla mano destra, all'abbraccio destro. Sono in Trikonasana. Sguardo sulla mano sinistra, apro bene le anche. Occhio, rotazione, porto la mano sinistra al posto della mano destra, la mano destra in alto, ruoto il busto, sguardo sulla mano destra. Provo a mantenere entrambe le gambe belle tese. Lentamente riporto la mano destra al posto della sinistra, porto il braccio sinistro in alto e lentamente torno nel guerriero 2. Guerriero 2, ginocchio flesso, sguardo sulla mano destra, tieni la posizione. Porti la mano destra a terra all'interno del piede destro, il braccio sinistro si distende oltre lo sguardo e creo una linea che va dal piede alla mano. Allungo tutto il fianco sinistro. Rimani per 3, 2, 1. Inspiro, guerriero 2, espiro, passo e torno in posizione di partenza. Da capo sull'altro lato, inspiro, braccio in alto. Espiro, guerriero 1, piede destro indietro, tallone in appoggio, anche parallele, braccia in alto ben distese, sguardo avanti. Avverto l'allungamento della caviglia destra, sento bene il polpaccio destro, l'allungamento del tendine d'Achille. Ok, da qui intreccio le mani dietro la schiena, apro bene il petto, palmi rivolti indietro, espirando scendo e vado in allungamento, petto verso le cosce, inspiro, torno su. Espiro, scendo. Inspiro, torno su. Espiro, scendo. Inspiro, torno su. Sciolgo le mani. Mani a preghiera dietro la schiena oppure abbraccio le braccia e da questa posizione distendo la gamba sinistra, mi sbilancio in avanti e vado in allungamento. Trovo la massima profondità possibile. Sguardo alla luce sinistro, anche sempre parallele, gambe belle tese. Respira. 3, 2. 1, inspirando, torno su, entro nel guerriero 2, ruoto il piede destro, lo apro leggermente, le anche ruotano a destra, il ginocchio sinistro spinge all'esterno, braccia
parallele al pavimento. Buono, da questa posizione distendo la gamba sinistra, mi sbilancio in avanti e scendo mano sinistra sulla caviglia sinistra, braccio destro parallelo, perpendicolare alla mano al braccio sinistro. Tieni la posizione, sguardo sulla mano destra, da qui ruoto il busto, porto la mano destra al posto della sinistra, sono in torsione, rimani in posizione. Fatemi vedere queste torsioni. 8. Ottimo, Ale, cerca di non spingere con il braccio, fai partire il movimento dalla rotazione del busto. Bravissima Monica. Tieni la posizione, ottimo. Da questa posizione, piano 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 piano, ritorno con la mano sinistra al posto della destra, allineo e sollevo con un bel inspiro. Fletto il ginocchio sinistro, sono nel guerriero 2. Come prima, da questa posizione, la mano sinistra interno del piede, distendo il braccio destro oltre lo sguardo, creo una linea che va dal piede destro alla mano destra. Allungo tutto il fianco. Occhio, perché l'errore qui è tirare sul bacino. Creiamo la linea, scendi in un bel affondo, piega bene il ginocchio sinistro, spingi il bacino verso il pavimento. Allungo. Con il prossimo inspiro sollevo il busto ed espirando ritorno in posizione. Abbiamo lavorato tanto sopra, a livello circolatorio il sangue comincia a defluire. Abbiamo lavorato a livello di mobilità della caviglia, del piede, però a livello sanguigno il sangue scende, ok? E continuiamo a farlo scendere. Siamo in posizione, sollevo.